Anche nel rapporto con l'autore e con il suo tempo, la lauda religiosa Donna de Paradiso di Jacopone da Todi, nome che sicuramente è noto almeno per i ricordi liceali di questo Jacopone, che ha scritto però un vero e proprio capolavoro. Ecco, allora, quali sono le ragioni di questo capolavoro, Donna de Paradiso, che oggi rivivremo? Anzitutto, ecco, la vicenda di Jacopone si iscrive in un periodo, siamo intorno al 1300, e a quegli anni del XIV secolo, in cui il francescanesimo è in un momento delicato nel rapporto con il Papa, perché si sviluppa all'interno del movimento francescano una forte corrente pauperistica che cioè molto legata alla povertà, intesa sia come scelta individuale sia come scelta comunitaria della comunità dei religiosi francescani. Gli spirituali sono la corrente appunto più radicale rispetto a quella più moderata dei conventuali, e all'interno di questa sensibilità molto orientata verso una scelta radicale di povertà nasce anche una certa contestazione nei confronti di un uso eccessivo dei beni materiali, e quindi anche, soprattutto da parte dei movimenti ereticali, si sviluppa un'aperta contestazione nei confronti del clero, attaccandolo come clero ricco e corrotto. Ecco, Jacopone si trova, potremmo dire, in una situazione di margine, nel senso di stare al limite di queste correnti. Egli si converte in modo radicale da una vita gaudente dopo la traumatica morte della moglie, entra nel convento francescano appunto dei frati minori, e sviluppa poi una polemica forte nei confronti del Papa Bonifacio VIII, che, come ricorderete, era anche un bersaglio di Dante Alighieri, per motivi non molto dissimili da quelli che animano la polemica di Jacopone. E dunque Jacopone si pone in contrasto con Bonifacio, e tanto che provoca la reazione del Papa, che lo scomunica, lo fa anche imprigionare. Jacopone supplica il Papa di essere liberato, sciolto dalla scomunica, ma questa preghiera sarà esaudita solo dal successore di Bonifacio VIII.
E poi Jacopone vivrà gli ultimi anni, appunto, rappacificato con la Chiesa, ma senza venir meno a questo temperamento molto forte, molto radicale nelle sue scelte, nelle sue convinzioni. Ora, Jacopone è stato classificato, visto come un esponente dell'antiumanesimo medievale per eccellenza, cioè una persona che ha spinto fino alle estreme conseguenze quasi il disprezzo per il corpo, per la materialità, e c'è un famoso componimento che tutto il programma solo nel titolo, Corpo infracetato, dove lui immagina un dialogo fra l'anima e il corpo cadavere e si imbrottano a vicenda perché sostanzialmente la persona viene dannata e quindi c'è una amara rimprovero dei peccati commessi in vita. Ora però, per arrivare a capire lo spessore della sublimità di Donna de Paradiso, è evidente che dobbiamo andare un pochettino più a fondo in questo personaggio. Possiamo dire, ovviamente sarò molto breve perché il protagonista appunto è la Lauda, che Jacopone è uomo di forte alternativa, cioè lui dice dobbiamo il più possibile liberarci dai condizionamenti della mondanità, della vita terrena, dei suoi desideri. Quindi una vita di penitenza, di ascesi, è una vita che viene fatta non tanto per disprezzare il corpo, ma viene fatta per renderci liberi di poter aderire più intimamente all'amore per il Signore. E dico questo perché c'è un altro componimento altrettanto famoso, almeno nel titolo, O Iubelo del Core, dove Jacopone, forse così lo capiamo anche un po' meglio dal punto di vista orientale, sembra uno di quelli che gli orientali hanno chiamato i folli per Cristo. Chi sono i folli per Cristo? Sono persone che, potremmo dire, sono pazze d'amore per Cristo, e questa follia d'amore li porta ad avere comportamenti anche agli occhi degli altri stravaganti, a cercare un voluto autoannientamento, un vivere ai margini, uno scegliere il posto dei reietti, per esempio a dormire nelle stalle, andare cercando, attaccando cibo. Ecco, questi comportamenti però vogliono essere il segno di un messaggio molto forte, che non è lì la nostra felicità, ma è invece in un rapporto così profondo con il Signore che noi diventiamo pazzi d'amore. Cioè questo iubelo del core raffigura Jacopone come una persona che va, è come un innamorato che non sa contenere il suo amore e quindi sembra quasi uno svitato, un folle, perché si dà ad atteggiamenti che rivelano questo amore ma che non sono, possiamo dire, conformi alla vita ordinaria. Ed è da questo, da questa carica di intensità sulla quale lui ha giocato tutto, no? Ha giocato anche questo scontro con, in una parte della sua vita, con Bonifacio VIII in modo particolare, che entriamo nell'atmosfera così densa di Donna de Paradiso. Donna de Paradiso è un capolavoro di Lauda, dicevo, Lauda religiosa, che ha i ritmi della ballata sacra, quindi un componimento ritmico, metrico, di alta fattura letteraria, non solo religiosa, composta da 33 quartine, con evidente e ovvio riferimento cristologico al numero 33, ed è una Lauda nella quale si esprime tutto il dolore di Maria per Cristo, che viene deriso, flagellato, torturato, crocifisso. Molti sono gli spunti di interesse di questo componimento. Mi limito a dire, ad esempio, che ci sono due registri linguistici. C'è il registro linguistico
del nunzio, che è San Giovanni Evangelista, che parla col popolo, quindi c'è il popolo, c'è la voce narrante che è una voce che ha uno stile aulico. Il rapporto, il dialogo fra Gesù e la Madonna è invece in uno stile estremamente semplice. Questo capovolgimento delle cifre letterarie è un segno concreto di quello che Jacopone vuole affermare, cioè la stoltezza, la follia della croce che è più sapiente dei sapienti di questo mondo, parole di San Paolo, come sapete. E quindi si crea questo dialogo di una intensità straordinaria tra Maria e Gesù, che assume i connotati liturgici della rappresentazione. Perché dico questo? Perché il nunzio, che sembrerebbe, se si stesse fuori della logica dell'accomponimento, spietato, perché dice a Maria tutti i particolari dettagli della passione di Gesù. Ecco, adesso lo deridono, adesso gli mettono le spine, adesso lo spogliano, lo umiliano, lo crocifiggono. Ma in questo modo la madre vive esattamente tutti quegli atti della passione del figlio, facendoci entrare in un'atmosfera liturgica, perché la liturgia è esattamente vivere quell'evento che si sta compiendo durante la Divina Liturgia in tutta la sua realtà ed essere compartecipi di quell'evento. Quindi quando il nunzio dice a Maria gli mettono le spine sulla testa, Maria riceve le spine sulla testa. Quando dice lo spogliano, Maria è umiliata, è bendata. Quando lo crocifiggono, Maria è crocifissa con il figlio. Ed è quindi modello di che cosa significa per il credente entrare nel mistero della passione di Cristo. E questo a livello liturgico si gioca nel termine latino representatio, che significa due cose: rappresentazione e ripresentazione, cioè essere presentati come effettivamente presenti a un evento che si sta realmente realizzando. E questo tramite la rappresentazione, cioè tramite l'iscenizzazione, potremmo dire, dell'evento. Ecco, da questo punto di vista, allora, Jacopone, con tutta la forza della sua, del suo linguaggio, della sua spiritualità, ci invita ad entrare nella profondità e nella partecipazione alla passione di Cristo. Non aggiungo altro se non appunto l'invito a seguire questo autore in questa grandissima esperienza spirituale. Donna del Paradiso, loro figliolo è preso, Gesù Cristo beato. Accorre, donna, e vide che la gente l'allide, credo che lo succide, tanto l'ho flagellato. Come esser corria, che non fece mai follia, Cristo, la spene mia, o l'avesse pigliato. Madonna, egli è traduto, Giuda se l'ha venduto, 30 denari ha avuto, fatto un gran mercato. Soccorri, Maddalena, giuntami addosso piena, Cristo, figlio semena, come mi ha annunziato. Soccorri, donna, aiuta, dal tuo figlio si scusa, e la gente è muta, hanno dato a Pilato. Oh, Pilato, non fare lo figlio mio tormentare, che io ti posso mostrare come ha torto e accusato. Crucifige, crucifige, oh, che se la regge, secondo nostra legge, contraddice al Senato. Prego che mi intendiate, nel mio dolor pensate, forse demutati da quel che avete pensato. Traggo fuori un ladrone, che sia suoi compagnoni. Despine se coloni, che il regge si è chiamato. Oh, figlio,
Figlio, figlio, figlio, amoroso figlio, figlio, chi t'ha consiglio al cor mio angustiato? Figlio, occhi giovani, figlio, non lo rispondi, figlio, perché t'ascondi dal petto che t'ha allattato? Madonna, ecco la croce, che la gente la luce, ove la vera luce degli esser levato. Oh croce, che farai? Il figlio mio torrai, e che ci apponerai, che non ha in sé peccato? Succurri, piena di doglia, che il tuo figliol si spoglia, e la gente par che voglia che sia in croce inchiodato. Se gli togliete a vestire, lasciatemelo vedere, come il crudel ferire tutto l'ansanguinato. Donna, la mano è triste, e nella croce stessa, con un bollone è fissa, tanto ci non ficcato. L'altra mano si prende, nella croce si stende, e lo dolore si accende che più è moltiplicato. Donna, il piede si prende, e il capellasso allenno, onte io intura prendo, tutto l'altro desnudato. Ed io comincio il corrotto, figliolo mio te porto, figlio, chi me t'ha morto, figlio mio delicato. Meglio avevano fatto che il cor m'avesse tratto, che nell'atroce tratto starci discigliato. Mamma, o sei venuta, mortal me dai feruta, che il tuo piangere mi stuta, che il vecchio sia ferrato. Figlio, che m'hai ambito, figlio, padre e marito, figlio, chi t'ha ferito, figlio, chi t'ha spogliato? Mamma, perché te lagni? Voglio che tu rimani, che serve i miei compagni, che al mondo agio acquistato. Figlio, questo non dire, voglio te morire, non mi voglio partire, finché non esce il fiato. Una già sepoltura, figlio di mamma scura, trovasi una frantura, madre e figlio ucciso. Mamma, col cuore affitto, entro alle mante metto, de Ioanne, mio eletto, sia il tuo figlio appellato. Ioanne, esta mia madre, tollela in caritate, agine pietate, calo cuore afforato. Figlio, l'anima ti è uscita, figlio della smarrita, figlio della sparita, figlio attossicato, figlio bianco e vermiglio, figlio senza similio, figlio a chi m'appiglio, figlio pure mai lassato, figlio bianco e biondo, figlio volto iogondo, figlio, perché dai il mondo, figlio così sprezzato, figlio dolce e piacente, figlio della dolente, figlio a te la gente malamente trattato, oh Ioanne novello, morto lo tuo fratello, sentito agio il coltello che fu profetizzato. Che morto figlio e madre, de dura morte afferrate, trovasse abbracciate, madre e figlio, a un ciociato.
Che non è solamente un fatto fisico, quindi del Cristo che entra nella città di Gerusalemme. Cristo entra in Gerusalemme ed entra all'interno della sua passione, morte e resurrezione. Quindi è la settimana che ci porta alla resurrezione. È il momento in cui noi cristiani, così come il Cristo, affrontiamo questa settimana. Così come noi affrontiamo la vita con le difficoltà, con i patimenti, con la croce, con anche momenti forti della nostra vita, il tradimento di un amico che ti sembrava fedele fino a quel momento. Eppure, ecco, nonostante anche l'umanità che viene fuori, pensiamo a Pietro che estrae il coltello per difendere Cristo, per difendere il suo più caro amico, gli apostoli, e Gesù che continua a pregare. E poi, secondo me, un piccolo pensiero personale, Cristo si è fatto uomo in maniera più chiara nel Getsemani, perché in quel momento Cristo, così come noi tutti, uomini e donne, ha provato la paura. La paura, questa non è una debolezza di un uomo che lì per lì sta affrontando il finale della sua missione profetica. È il momento più bello per
Cristo è come noi uomini, è il Dio che si è fatto uomo, e come tutti gli uomini prova la paura. Padre, se ti è possibile, allontana da me questo calice. E poi, serenamente, si offre alla passione. Abbiamo gustato la lauda, noi sappiamo, ecco, i forti momenti dei mistici, così come con Jacopone da Todi, la storia e il Medioevo cristiano ce ne consegna tanti, sia in Oriente che in Occidente. Jacopone è uno di questi, uno di quelli che ha vissuto, oltre la liturgia, i momenti personali della passione di Cristo, vivendoli, come diceva inizialmente il padre Gumeno, con la perdita della moglie, con il trovarsi faccia a faccia con il dolore. Quindi, ecco, sono contento di aver seguito questo con i nostri cari amici, che adesso vi presento, questo momento di meditazione per introdurci anche noi nella nostra Gerusalemme, che sta arrivando con l'inizio della grande e santa settimana. Prima di tutto ringraziamo il padre Gumeno che ci ha fatto, ecco, questa presentazione scientifica, ecco, non solo dal punto di vista storico, ma anche ci ha introdotto alla lauda dal punto di vista spirituale. E poi, ecco, ringrazio i nostri amici che collaborano sempre con noi per queste iniziative ed eventi, la signora Rita Gatti, che ci ha guidato nella recitazione e nell'assegnazione delle parti, la signora Rosita Scura, la signora Carla Paradiso, eseguito, quindi voi avete ascoltato, lo Stabat Mater con la versione musicale del compositore norvegese Zoltan Kodaly. È un componimento del Novecento, della prima metà del Novecento, che nelle parti, ecco, dello Stabat che conosciamo, di cui ecco una frase è scritta nella bellissima icona del maestro Mario Roncaccia, che ci ha accompagnato visivamente nel viaggio. È un canto che, come dicevo ieri ai giovani del coro San Basilio il Grande, lo Stabat Mater è un componimento del grande repertorio dei canti gregoriani, è chiaramente il pianto della madre addolorata, il dolore di Maria sotto la croce, che è stato nei secoli oggetto, ecco, di tanta arte, sia dal punto di vista della pittura, della scultura, del cinema e soprattutto della musica. Il più grande Stabat Mater e quello più eseguito è di Giovan Battista Pergolesi, e proprio in occasione con cui anche questa serata rientra nei preparativi a quelli che sono anche gli eventi del millenario della nostra chiesa abbaziale, e seguiremo quindi lo Stabat di Pergolesi il prossimo anno. Lo Stabat è appunto questa preghiera che abbiamo cantato in tre strofe, seguendo sempre una la stessa melodia di questo compositore. E successivamente, ecco, abbiamo concluso con l'Amen, ecco, che conclude la preghiera che abbiamo cantato. Sono stati momenti belli che abbiamo condiviso con gli attori, con i lettori, i cantori di questo momento di preghiera, che conserveremo e penso riproporremo per gli altri anni. Ringrazio anche il
chi ha permesso questo, quindi un ringraziamento va anche alla Regione Lazio che ci ha permesso questo evento. E se qualcuno, padre Gumeno, in sua vita, volete aggiungere qualche altra cosa, grazie. Sentire partecipi di questo grande dolore di una madre, che poi è il dolore di tutte le mamme che perdono il figlio. Io l'ho sentita molto umana questa madre, molto vera purtroppo. Quindi mi auguro che sia arrivata anche a voi l'emozione che abbiamo provato noi quando l'abbiamo trovata varie volte. Grazie. Allora ringrazio ancora quanti appunto ci hanno fatto vivere e gustare questo momento così intenso. Ho usato non a caso questo verbo che per i medievali significa avere il gusto delle cose di Dio, il sapore delle cose di Dio, e una rappresentazione artistica così elevata certamente ci introduce nel sapore delle cose di Dio, perché Dio ha vissuto appunto questa in quella che i teologi chiamano l'unione ipostatica, cioè nella fortissima unione con l'uomo, tutto questo dolore dell'uomo di cui appunto ci parlava Fra Clemente e Rita, e ci fa capire anche che cuore innamorato dell'uomo ha il Signore per fare tutto questo, perché le sue creature più belle, le sue gemme più grandi, cioè Gesù Cristo in quanto uomo e Maria Santissima, hanno sopportato questo dolore per noi, perché sotto la croce Maria diventa la madre della Chiesa, genera nel dolore tutti i suoi figli, e il primo è Giovanni. E allora vivere i grandi misteri della Settimana Santa significa veramente, ecco come è successo agli esecutori di questa lauda mentre la recitavano, immergersi, lasciarsi catturare, lasciarsi coinvolgere da questo mistero di amore e dolore. Tutti quelli che amano veramente sanno che quando si ama si soffre, e non perché siamo condannati a questo, ma perché l'amore nella sua espressione più totale è rinuncia radicale a sé. E anche noi possiamo offrire il nostro dolore per amore come Maria e Gesù.